Buonasera, questa sera abbiamo il secondo dei forum, doveva essere il primo dei forum, l'altra volta avemmo l'opportunità di ospitare il professor Joshua che passando per Roma per ricevere un premio ci aveva consentito di poterlo ascoltare in un dialogo interessante al quale non ero presente, l'ho seguito da lontano, qualcuno aveva pensato ci fosse stato un golpe alla Gregoriana, no, sono io che avevo preso precedentemente un impegno e dato che l'occasione di avere Joshua era stata, come dire, prendere o lasciare quel giorno, allora ho preferito che ci fosse lui e ci fossero altri amici a presentarlo. Questa sera, allora, doveva essere vedere il primo dei forum che quest'anno intervallano le nostre conferenze che hanno cadenza mensile e sono dedicate quest'anno appunto a 50 anni dal 1968. Una sorta di bilancio teologico sulla Chiesa e sul mondo nel quale desideriamo mettere a fuoco alcuni temi che nel 68 vennero affrontati e che forse sono rimasti aperti, delle speranze poi non concluse, eluse oppure realizzate. Però accanto a questi argomenti che riprendono alcuni dei temi maggiori del 68 abbiamo pensato di affiancare forum, incontri, appuntamenti che ci permettessero di approfondire temi di rilevanza ecclesiale, soprattutto nel rapporto tra fede e cultura, e temi che si, come dire, proponevano alla ribalta. Uno di quelli che ci sembrava utile proprio approfondire, che erano sorti quando si diffuse la notizia che era stato eletto San Giovanni XXIII a patrono dei militari, fu appunto quello del mettere a fuoco il rapporto tra la fede e il servizio che i militari svolgono alla nazione, anche perché ci furono reazioni di diverso tenore, alcune anche scomposte, però facendo un pochino decantare il tempo sembrava utile allora mettere a fuoco. E abbiamo avuto la fortuna, lo ringraziamo, di avere tra di noi il generale che è stato Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e attualmente vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali, anche capo di Stato Maggiore dell'Esercito, è stato, mi pare, della difesa, quindi credo che, al quale affianchiamo il padre Micheleff, che insegna alla nostra università temi, come dire, che si incrociano questa sera appunto con quello che è l'argomento della nostra riflessione. Lascio la parola, ringraziando il generale, il padre Micheleff, di essere con noi. Lascio la parola al dottor Ronconi, che deve essere il tessitore degli incontri, dei forum. Questa sera purtroppo ci ha intercettato un grosso sciopero nazionale dei taxi. Ringrazio proprio coloro che sono riusciti a venire nonostante questa difficoltà e che probabilmente dovranno poi riguadagnare casa con una certa, come dire, difficoltà. Comunque lascio direttamente la parola al dottor Ronconi perché questa sessione possa avere inizio. Ricordo soltanto che la prossima lezione, che avrà luogo il 19 dicembre, avrà come tema padri e figli e la terranno, ci sarà un incontro con un biblista, il padre Mario Cucca, e con uno psicanalista, il dottor Carmelo Licitrarosa. Mentre il prossimo forum, che sarà il 16 gennaio, sul foglio non c'è ancora il titolo, sarà dedicato ad un altro tema che diventa caldo, l'economia e la Chiesa e il denaro. Stiamo, come dire, calibrando i due interlocutori, ma ci stiamo già muovendo su quella traiettoria. A voi. Vengo io lì? No, ok. Grazie a Padre Barlone, aggiungo solo qualche dettaglio in più sui nostri ospiti, a cui aggiungo anche il mio di ringraziamenti. Il generale Camporini ha percorso tutti i gradi della carriera militare fino appunto, come ha detto Padre Barlone, a ricoprire la massima carica di capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica dal 2006 al 2008 e di capo di Stato Maggiore della Difesa dal 2008 al 2011.
Come pilota militare ha esperienza di volo su 24 velivoli diversi, differenti, ho letto sul curriculum, e oltre 2600 ore di volo. Dico questo perché magari poi nel dibattito saperlo potrà essere utile. Numerosi sono i suoi riconoscimenti e le sue decorazioni anche internazionali. È laureato in scienze aeronautiche presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II ed è laureato in scienze internazionali e diplomatiche presso l'Università degli Studi di Trieste. Ha trattato anche in veste di studioso e accademico le attuali tematiche della politica internazionale, con particolare riguardo alla dimensione politico-militare dell'Unione Europea e allo sviluppo delle sue capacità di utilizzare lo strumento militare nel quadro delle relazioni esterne. Tra l'altro è stato anche presidente del Centro Alti Studi della Difesa e attualmente è vicepresidente, come ha detto Padre Berlone, dell'Istituto Affari Internazionali. Ci sembrava una persona molto indicata per il forum che vorremmo affrontare stasera, perché vorremmo parlare, come ci insegna Papa Francesco, a partire dalla realtà, e ci sembra che l'esperienza del generale, che ringrazio un'ultima volta, potrà sicuramente aiutarci. Il professor Michalef, come ha già detto Padre Barlone, è docente incaricato di teologia morale, è originario di Malta, ha compiuto studi in filosofia, teologia e biologia presso università di Malta, Gran Bretagna, Italia, Francia, Spagna e Stati Uniti, dove in particolare presso l'Università di Boston ha avuto modo di approfondire le tematiche che ci riguardano questa sera. In particolare c'è un corso che dà l'idea un po' degli interessi e del perché abbiamo chiamato il professor Michalef questa sera, che tiene in Gregoriana quest'anno, che si intitola «Lottare per la pace, proteggere gli innocenti, la morale cristiana in un mondo di conflitti asimmetrici, droni, terrorismo e aggressioni cibernetiche». Padre Barlone ha già raccontato che questo forum nasce come tentativo di reagire pensando a un disagio, e il disagio è stato il livello fortemente ideologico di alcuni dibattiti successivi appunto alla scelta di Giovanni XXIII come patrono dell'esercito, ma non vorremmo parlare di questo. Volevamo un pochettino affrontare quel disagio che probabilmente nasceva dal fatto che quell'evento aveva mostrato un groviglio di nodi, un groviglio di situazioni intricate, e forse questa occasione poteva essere adatta per provare a scioglierne una. E delle tante questioni che avremmo potuto affrontare ne abbiamo scelta una, che provocatoriamente abbiamo declinato in questo modo. Si può essere oggi militari e cristiani? Siamo nell'epoca degli eserciti professionisti, ne parleremo. Papa Francesco ci ricorda tantissime volte che siamo nell'epoca della terza guerra mondiale a pezzi. Dice esplicitamente che il mondo oggi è in guerra. Il titolo del messaggio per la celebrazione della 50ª giornata della pace era dedicato, il titolo, alla non violenza come stile di una politica per la pace. Ci siamo quindi chiesti: ha senso che i cattolici oggi scelgano la professione del militare? L'esercizio dei doveri di questo mestiere è da considerarsi una minaccia mortale per la coscienza di un cattolico? Portiamo il paradosso fino alla fine, tipo l'usuraio nel Medioevo, per cui non lo si può proprio in nessun modo accettare? O forse, proprio perché richiede un altissimo impegno di coscienza, forse perché proprio siamo di fronte anche in questo campo a un cambiamento d'epoca, proprio perché il militare è chiamato a prendere decisioni in situazioni limite, diventa uno dei luoghi, il suo mestiere, uno dei luoghi nevralgici per un impegno possibile anche cristianamente per il mondo? E se sì, a quali condizioni? Allora, il mio compito, come diceva Padre Barlone, è quello di provare a tessere gli interventi. Diciamo che nella prima parte cercherò di assumermi io l'onere di far parlare i nostri ospiti. Nella seconda parte ci sarà possibilità anche di domande da parte vostra. Tenendo sullo sfondo le domande che vi ho appena presentato, vorrei iniziare rivolgendomi al generale Camporini e poi anche al professor Michalef, chiedendo loro una piccola explicatio terminorum. Non solo perché siamo in una delle aule in cui fino a non molti anni fa si usava il latino e si praticava il metodo scolastico e si partiva quindi dalla spiegazione dei termini, ma anche perché siamo pur sempre nell'università pontificia,
Papa Francesco non smette di dirci che affrontare le questioni si inizia dalla realtà, si inizia dal vedere prima del giudicare. E quindi partiamo da cercare di avere qualche elemento in più per capire di cosa stiamo parlando. Le prime due parole su cui quindi vorrei chiedere l'intervento dei nostri ospiti sono la parola militare e la parola guerra. Chi è un militare oggi? Una delle definizioni più diffuse dice che il militare è colui che è chiamato a fare la guerra. Chiedo al generale Camporini se è d'accordo, se la vuole ampliare, se la vuole completare, se la vuole sostituire. E ovviamente, inevitabilmente, finirà per dirci anche che cosa si intende oggi per guerra. Se ripeto il titolo del corso del professor Michalef, oggi non si parla, tranne Papa Francesco, nessuno dichiara guerra. Ci sono operazioni di polizia internazionale, terrorismo, guerriglia, conflitti interni, conflitti asimmetrici. È come se la parola fosse sparita. Allora, cedo la parola per non annoiare ulteriormente. La mia domanda è: cosa intendiamo quando parliamo di militare e di guerra? Grazie di questo invito. Sono molto, mi ritengo molto onorato di essere stato chiamato a parlare di questi temi. Io sono in pensione ormai da 7 anni quasi. Sono sempre stato abituato a parlare senza rispetto. Adesso che sono libero ancora di più di prima, quindi dirò delle cose che sono il mio pensiero, non necessariamente coincidente con quello delle istituzioni o di qualche istituzione. Quindi tenete conto di questo fatto. Allora, quando io sento questa domanda, il militare è colui che fa la guerra? Io devo dire che dobbiamo guardare i tempi. Sicuramente nel passato era così. Le cose sono molto cambiate negli ultimi 100 anni, molto cambiate. Abbiamo avuto due conflitti mondiali, due guerre civili europee, come sono state a volte definite, un periodo lunghissimo di guerra fredda, che in realtà ha garantito una vita priva di conflitti all'interno comunque dei nostri paesi, e poi la fase post-guerra fredda che ha di nuovo cambiato tutte le categorie mentali per affrontare questi temi. In realtà quello che io dico è che oggi, nel quadro attuale, con tutto quello che è successo in tutti questi 100 anni, il militare non è più quello che fa la guerra, è quello che usa legittimamente la forza. Perché usa legittimamente la forza? Per conseguire degli obiettivi politici che vengono fissati dai reggitori. Non è sufficiente dire che usa legittimamente la forza, ma lo usa anche in modo etico. Questo non è vero per tutti, intendiamoci, questo se vogliamo è il modello a cui bisogna tendere, ma è un modello che in Occidente ha preso piede e diciamo che sta diventando il modello, il criterio per valutare i comportamenti e valutare anche dal punto di vista globale e individuale se quello che si fa è giusto. Noi abbiamo un quadro normativo sull'uso della forza che è molto articolato. Dalle prime convenzioni di Ginevra a tutte le varianti successive è stato elaborato un corpo normativo che ha un valore assolutamente cogente e che nel passato non esisteva e che, lo dico qui dopo se mai ampliamo un pochino, è peculiare del nostro mondo, non è universale. Queste cose valgono per noi, valgono per i nostri eserciti, valgono per le nostre istituzioni, ma c'è una larghissima fetta del resto del mondo, direi più ampia del nostro,
che non si sente vincolata da questo quadro di norme e quindi si comporta come appunto se il soldato fosse colui che deve fare la guerra. Allora, la prima risposta che mi sento di dire è che nel nostro mondo occidentale certo è possibile per un cristiano essere soldato, anzi può essere considerato una sorta di servizio alla società nel suo complesso, anche in un contesto globale, che ha un valore etico assoluto. È chiaro che questo presuppone comportamenti adeguati. Quali sono questi comportamenti? Sono comportamenti che non rappresentano una novità assoluta nel pensiero umano. Ci sono i concetti di proporzionalità, i concetti di necessità, sono concetti che erano già alla base del criterio della guerra giusta. Questo dibattito sulla guerra giusta non si fa più, perché credo che sia un concetto considerato non più valido, perlomeno alcune dichiarazioni della gerarchia ecclesiastica mi sembra che così lo dipingano. Ma a me non è mai piaciuto il concetto di guerra giusta. Io voglio un altro concetto, ed è il concetto di pace giusta. Perché non è mica detto che le paci siano tutte giuste, anzi, uno degli ultimi bestseller di questa generazione, L'ombra del vento, un bel romanzo molto gotico se vogliamo, ma contiene alcune osservazioni molto interessanti. Una di queste è relativa a quello che è accaduto in Spagna quando finì la guerra civile. E la frase è, aperte virgolette, e quando venne la pace, fu la pace dei Camposanti. Non è certo questa la pace che noi vogliamo. Abbiamo esempi anche recenti, se vogliamo, nel nostro mondo. Anche Hitler voleva un mondo pacifico, secondo i criteri nazisti. Siamo d'accordo su questo? Non credo. Quindi il concetto di pace giusta è un concetto che secondo me dovrebbe essere sviluppato, analizzato, approfondito, perché per tendere a una pace giusta, che è possibile, è lecito, è eticamente lodevole usare la forza per giungere alla pace giusta. Credo che ci sia necessità di una elaborazione accurata di questi concetti. Perché in questo modo noi possiamo educare i nostri militari a comportarsi in quest'ottica. E l'educazione delle truppe è uno dei compiti fondamentali delle gerarchie militari. Non è quello di dirigere la battaglia, per carità. Quello è un risultato a posteriori. Ma la possibilità di fornire a tutti gli operatori militari quei concetti comportamentali che gli consentono di usare appunto legittimamente e in modo etico la forza. È chiaro che questo può essere a volte sgradevole, ma è forse più gradevole lasciare che la violenza generalizzata abbia il dominio? Noi possiamo fare tanti dibattiti sulle teorie, ma poi dobbiamo scendere nella pratica, oppure dobbiamo partire dalla pratica, come si è detto. E allora io vorrei ricordarvi quello che è accaduto non tanti anni fa e non tanto lontano da qui. Parliamo della ex Jugoslavia, parliamo di Srebrenica. Ricorderete che a Srebrenica ci fu una sorta di pulizia etnica, un eccidio, sotto gli occhi dei testimoni dei soldati delle Nazioni Unite, dei caschi blu. Erano caschi blu olandesi, che però non avevano un mandato di utilizzo della forza in modo da evitare certi eventi, e hanno assistito senza battere ciglio all'uccisione di circa 8.000 uomini.
L'esempio che vi ho fatto vi dice che ci sono circostanze in cui l'uso della forza è assolutamente indispensabile. Perché se non si fa, si assistono alle cose peggiori. Quello che è accaduto in Siria, secondo me, ricade in questa ottica. Noi abbiamo avuto una guerra che ormai sta esaurendosi, durata 5 anni, in cui per motivi politici assolutamente comprensibili nessuno è voluto intervenire, è intervenuto alla fine soltanto Putin, con il risultato di eccidi di massa, si parla di 500.000 di morti ammazzati, stiamo parlando e cioè su una popolazione di poche decine di migliaia di milioni. Quindi io credo che quello che è accaduto da noi, questa elaborazione teorica calata nella pratica di che cosa è possibile fare nell'uso della forza, sia assolutamente indispensabile nel mondo di oggi. È chiaro che questo presuppone, e torno alle prime parole che ho detto, presuppone che gli obiettivi politici indicati dai dirigitori politici siano, questi sì, legittimi. E qui si pone un problema che non ha, ovviamente potremmo discuterne per anni, su fino a che punto il militare può mettere in discussione gli ordini che riceve. Questa è la seconda domanda. E questa è la seconda domanda. Allora, mi fermo qui. Grazie, e passiamo a parlare del professor Micale. Allora, innanzitutto vorrei dire che io sono nato e cresciuto a Malta, dove non abbiamo avuto mai la leva e quindi alcune cose non me le sono mai poste come domande esistenziali fino ad un certo punto nella mia vita. Sicuramente ero un giovane molto vicino alla Chiesa, molto favorevole alla pace. Forse se fossi nato in Italia avrei fatto l'obiettore di coscienza. Però poi, vivendo in vari paesi e leggendo su questo tema, oggi vedo la complessità della situazione. Anche sono cresciuto in un momento nel quale il mondo ha cambiato, no? Sono nato nell'epoca della Guerra Fredda e poi a un certo punto, quando sono arrivato all'età adulta, un nuovo mondo è nato. Quindi questo un po' per dire, cioè non ho dietro di me, dietro le mie spalle, tutti i dibattiti e tutte le lotte e le ideologie un po' di quegli anni lì e dei paesi come l'Italia. Vengo da un paese dove alcune persone fanno il militare e normalmente va bene, è un'estensione della protezione, del servizio della protezione delle frontiere. Non abbiamo cioè cosiddetto un esercito professionale, ma noi ci ridiamo un po', no? In un paese come Malta, paese non allineato, quindi che io penso che, tornando un po' a questo tema, uno, il militare è colui che fa la guerra o colui che si addestra per affrontare l'evenienza? Certo, bisogna chiedersi, io faccio anche di professione il teologo moralista, quindi tra l'essere e il dover essere c'è un salto da fare. E il militare, quello che è oggi, quello che è negli Stati Uniti, quello che è in Italia, quello che è a Malta, non è la stessa cosa. Quello che era ieri non è esattamente quello che è oggi, quello che sarà domani, probabilmente con tutte le tecnologie che si stanno sviluppando, sarà ancora un'altra cosa. Quello che dovrebbe essere, io certamente vengo da un paese dove ancora c'è la tradizione britannica del poliziotto che è civile,
e che normalmente non porta le armi. Se la polizia ha bisogno di usare le armi, nella centrale della polizia ci sono delle armi, si può andare a recuperare le armi, però normalmente il poliziotto non va in giro armato. Ovviamente quel mondo sta sparendo anche nei piccoli paesi. Avete certamente sentito parlare di Malta in queste ultime settimane, un po' del clima della paura che c'è di fronte a una possibile presenza del crimine organizzato. Ricordiamo che anche negli Stati Uniti questo passaggio dal poliziotto civile senza non armato al poliziotto armato passa nel tempo della prohibition, no? In modo particolare dover far fronte con un crimine organizzato. Allora, di fronte al ruolo del poliziotto, certamente in un mondo come il nostro bisogna, perlomeno nei paesi grandi che devono far fronte anche ad alcune situazioni, possiamo pensare a un paese come il Costa Rica che ha abolito il militare, probabilmente in alcuni paesi piccoli si può anche eliminare le forze armate ed avere dei poliziotti, forse in alcuni paesi può anche avere dei poliziotti che sono non armati, no? Penso che nella realtà attuale del nostro mondo che sia qualcuno, come dice il generale, che abbia la competenza e la legittimità di usare la forza, in alcuni casi anche la forza letale, per me sembra ovvio. Sembra ovvio, io non sono pacifista nel senso stretto, no? Ma credo un po' nella pace giusta, nella promozione della pace. Sembra ovvio anche per dei menoniti, per esempio, no? Degli Amish, che sono quelli che si propongono come la chiesa più stretta nella loro interpretazione del pacifismo. Nel 2006, per esempio, c'era un caso a Nickel Mines, nel Pennsylvania, dove qualcuno è andato a sparare ed uccidere bambini in una scuola, vicino al villaggio Amish. Cosa hanno fatto? Immediatamente preso il telefono, chiamato la polizia, dicendo c'è qualcuno che sta uccidendo i bambini. Il messaggio, tra virgolette, tra parentesi, è portate le armi perché questi adesso ci uccidono tutti, no? Quindi l'idea che c'è bisogno di, in un nostro mondo, pensate anche alla situazione per esempio nel Messico in Guerrero, no? O in alcune situazioni nell'America centrale dove adesso c'è il vuoto della forza, la corruzione delle forze dell'ordine ha fatto sì che adesso sono nati dei corpi di vigilantes che poi per finanziarsi fanno anche loro il crimine, diventa un caos totale. E quindi certamente che ci sia un corpo che si addestra per affrontare l'evenienza e che sia anche capace di usare la forza in modo legittimo, questo lo vedo come nel nostro mondo anche necessario. Allora, lo scopo per me non sarebbe quello di fare la guerra, nel senso tradizionale del termine. Se bisogna proteggere l'innocente usando anche la forza letale, questo potrebbe essere un secondo scopo al quale bisogna anche addestrarsi per controllare l'uso della forza al minimo possibile. Ovviamente nel mio modo di vedere il mondo il militare non deve essere quello che inizia un'aggressione, non deve essere quello che inizia tirando fuori il fucile, no? Oggi abbiamo, okay, certo, negli Stati Uniti ma anche in alcuni altri paesi quest'idea che della militarizzazione estrema anche del poliziotto, no? Nel quale quasi c'è, cioè, prima il minimo rischio alla propria vita, si tira fuori il fucile e si spara, no?
Quindi questo per me è il dover essere di avere dei corpi che sono lì nel mondo, che possono proteggere le persone inerme dall'aggressione e che possono anche garantire in alcune situazioni di caos una possibile delle condizioni per ritornare alla pace, perlomeno a ritornare al dialogo politico per risolvere il problema. Allora, io vorrei aggiungere due cose a quello che ha detto il generale. Uno, ok, dal punto di vista di un generale, il generale britannico Sir Rupert Smith, che era un alto comandante durante la guerra del Golfo, anche durante la guerra in Bosnia, a un certo punto lui scrive, ok, cioè, scrive un libro che si chiama The Utility of Force. La parola utility in inglese è molto difficile da tradurre in italiano, infatti hanno cambiato il titolo del libro, perché è da un certo senso, ovviamente c'è un aspetto morale, c'è un aspetto di convenienza, c'è un aspetto dell'efficacia della forza, no? A che serve la forza? Specialmente quando tu sei in una situazione come quella del Bosnia e non puoi utilizzarla nel modo che sembrerebbe moralmente opportuno. Pensiamo anche al generale Dallaire, Romeo Dallaire in Ruanda, che cerca da Washington il permesso di confiscare i cash di Machete che avevano scoperto dove erano, gli hanno detto no, non puoi intervenire. Quindi da un lato Rupert Smith dice la guerra non esiste più, poi spiega questo: la guerra, così come è nota alla maggior parte dei non combattenti, ossia uno scontro su un campo di battaglia tra uomini e tra macchine, un imponente evento decisivo in una disputa riguardante gli affari internazionali, questo tipo di guerra non esiste più. Secondo Smith, l'ultimo combattimento bellico classico tra formazioni corazzate avvenne nel 73, durante la guerra arabo-israeliana sulle alture del Golan e nel Sinai. Le guerre di cui parlano oggi i notiziari sono una cosa che Smith chiama la guerra fra la gente. In questo nuovo paradigma lo scopo non è tanto quello di conquistare territorio, sconfiggere eserciti attrezzati come quello proprio, evitando di coinvolgere i civili, ma piuttosto è proprio i civili gli obiettivi da conquistare. Si combatte, secondo Smith, fra la gente, si combatte cercando di minimizzare le perdite subite, in ogni occasione si trovano nuovi usi per vecchie armi e organizzazioni. Le parti in causa solitamente non sono stati nazionali e i conflitti tendono a diventare interminabili. Di fronte a questa descrizione del generale Smith, è interessante la riflessione poi di autori come Mary Caldor, che parla delle nuove guerre, forse avendo una visione un po' più scettica per rispetto anche alla realtà attuale. Molte volte i nostri eserciti anche si presentano come buoni, ma fanno un po' uno show voluto anche dai nostri politici. Ci sono dei grandi interessi e ci sono anche degli interessi a mantenere le guerre a lunga durata, no? Da un lato le guerre sono nuove, non nel senso che sono assolutamente nuove, queste forme di guerre esistevano nel Medioevo. I britannici, lottando contro Napoleone in Spagna, hanno creato la guerriglia e poi hanno cercato di distruggerla nella guerra del Sudafrica contro i Boeri. Però queste guerre sono diventate importanti, sono quelli principali dopo la fine della Guerra Fredda, e quindi noi dobbiamo cambiare il nostro paradigma di capire di che si tratta, perché poi siamo anche noi responsabili di dire ai militari come attrezzarsi, che tipo di spesa sarebbe
possibile fare, come organizzarsi, come riformare le loro strutture, perché è anche compito nostro di fare le decisioni politiche. Scusa se ti interrompo, a questo punto mi sembra che proprio caschi a fagiolo la seconda domanda, nel senso che il generale Camporini l'ho bloccato quando stava per affrontare la questione di cosa fa un militare quando gli danno un ordine, e mi sembra che stiamo arrivando dalla stessa parte. Se abbiamo delle nuove concezioni di guerra, abbiamo delle parole che non corrispondono più alla realtà, ma abbiamo comunque delle persone che ricevono degli ordini, quale ruolo gioca la formazione a questo punto di un militare? Il generale in parte già diceva prima, l'educazione delle truppe è il compito fondamentale della gerarchia. Il professor Michalev adesso aggiungeva, c'è un generale addirittura che dice che la guerra, non è, come la chiamiamo noi, non esiste più. Cosa succede, o meglio, come formare a questo punto un militare a obbedire correttamente a un ordine? E mi piacerebbe che rispondesse, un militare, quando le è capitato un ordine illegittimo, se le è mai capitato di ricevere, quali sono i criteri con cui posso verificare la legittimità di quest'ordine? Diciamo che è una domanda che richiede risposte su più piani, in particolare il piano della formazione di base del personale, e questo richiede anche una certa qualità del personale. Da questo punto di vista devo dire che in Italia siamo abbastanza fortunati, fortunati nella sfortuna, nel senso che grazie a, tra virgolette, la congiuntura economica non brillante di tante nostre regioni, la richiesta di entrare nelle forze armate come sbocco occupazionale è piuttosto elevata. Ogni volta che si fa un concorso per l'assunzione di nuovi soldati, stiamo parlando di soldati, non di ufficiali, normalmente abbiamo dalle 8 alle 10 candidature per ogni singolo posto. E tutti quelli che si candidano sono ragazzi di 18-19 anni, ragazzi e ragazze, che hanno comunque ultimato un percorso di studi superiore con un diploma liceale o comunque un diploma di questo livello, il che ci mette a disposizione un materiale umano in cui i concetti che vi ho esposto sono sicuramente trovano terreno fertile. È possibile educare questi giovani militari in modo tale da fornire loro gli strumenti che possono permettere loro di giudicare quello che gli viene chiesto. Perché di ciò si tratta. Si tratta di valutare, sulla base di criteri che siano unanimemente accettati, se un ordine appunto risponde a quei criteri fondamentali o no. A me non è mai capitato, francamente, ma io ho vissuto un periodo bellissimo per certi versi, quello della guerra fredda in cui non si combatteva, quindi gli ordini erano ordini assolutamente formali, erano ordini che avvenivano durante esercitazioni, il problema non si è mai posto. Semmai mi è capitato di avere dei disaccordi con i miei riferenti politici, ma questo è un altro discorso che possiamo affrontare in un'altra sede. Ma non era questione di legittimità o... È chiaro che però il tema si pone, tant'è che già a Norimberga ricorderete che nessuno ha potuto avvalersi della scusa «ho eseguito un ordine». Se l'ordine non rispondeva a determinati criteri, non doveva essere, non vi si doveva obbedire. E questo è scritto anche nei nostri codici militari, ben chiaro. Cioè il militare che riceve un ordine legittimo non deve eseguirlo, non può non eseguirlo, non lo deve eseguire. E se lo fa è passibile di essere sottoposto a processo. Credo che sia un concetto molto rilevante questo. Ed è un concetto che non è soltanto ovviamente nostro. Non so se avete seguito negli ultimissimi giorni un dibattito straordinario al Senato americano, dove a fronte di una delle tante affermazioni per mezzo di tweet del Presidente degli Stati Uniti,
il comandante delle forze strategiche americane, colui che comanda tutte le forze nucleari, ha dichiarato in Senato che se lui dovesse ricevere l'ordine di utilizzare l'armamento nucleare in un modo che, secondo quello che lui può giudicare, non è legittimo, lui non esegue l'ordine. È qualche cosa di scioccante. C'è un dibattito negli Stati Uniti che veramente ha il calor bianco su questo. Perché? Perché c'è questa consapevolezza che ci deve essere una correttezza non solo formale ma anche sostanziale degli ordini. Credo che questo sia un punto fondamentale proprio per il discorso che stiamo facendo sull'uso legittimo della forza. Il militare ha a disposizione degli strumenti terribili. È chiaro che l'utilizzo di questi strumenti deve essere vincolato in modo assoluto. Se hai a disposizione un materiale umano adeguato, puoi educare il tuo personale a discernere le situazioni. Quindi paradossalmente il generale deve educare il tenente colonnello a farsi dire, in modo tale che gli dica di no. Può sembrare paradossale, ma in realtà è così. Anche perché c'è tutto, come dicevo prima, un quadro normativo che bisogna rispettare. Noi abbiamo appunto questo quadro normativo elaborato nei decenni, abbiamo il Tribunale Internazionale a cui non tutti gli Stati hanno aderito, ma che per gli Stati europei c'è la totale adesione, e quindi è ovvio che chi si comporta in modo scorretto, è ovvio, ormai lo diamo per scontato, non può farsi scudo del "ho eseguito un ordine". Credo che questo sia molto importante, non lo so se lei ha questa stessa visione. Sì, io certamente sono d'accordo qua, nel senso che, ovviamente, grazie di aver citato anche questo dibattito negli Stati Uniti con il generale Hayton, no, di anche che c'è in questo momento questo dibattito negli Stati Uniti, no? Di dire a Trump, se gli dice di fare qualcosa di illegale, dirò questo non si fa, cioè questo è illegale, non si può fare. Ovviamente c'è penso che una parte anche della maturità su questo punto viene anche con lo sviluppo della democrazia, no? A un certo punto la tradizione della guerra giusta, anche su questo possiamo parlare, no? Nel senso che io sono molto, molto un tifoso del Papa Francesco su molte cose, però penso che ancora lui sul tema della guerra continua a pensare nel quadro dell'Argentina e un po' del conflitto forse tra l'esercito argentino e la Gran Bretagna. Su questo tema rimane importante, cioè come guida per noi, il testo di Gaudium et Spes, che io ho fatto uno studio sulla genesi di questo testo, la parte sulla guerra, che è stato molto travagliato. Fino a un certo punto si cerca di dire che bisogna, anche perché c'è già un senso nell'inizio degli anni 60, con le nuove guerre di liberazione nazionale, come si stavano combattendo, che c'è un paradigma che sta cambiando. Questo sono già nelle prime righe del Gaudium et Spes, dal 77 in poi. Ma poi c'è un po' di dire, ok, poi di fronte al nucleare non si può continuare a pensare semplicemente secondo il discorso della guerra giusta tradizionale, bisogna parlare della pace giusta, no? Questo è anche un dibattito un dibattito ricco nella teologia, specialmente nel mondo anglosassone, dove su queste cose si dibatte e si pubblica.
forse meno qui in Europa, no? Nel continente. Però certamente quel quadro rimane importante anche perché è il quadro sul quale si basano le leggi di guerra. Quindi nella tradizione cattolica una cosa importante si parlava dell'intenzione, della retta intenzione del re. Ovviamente questo bisogna capirlo dal punto di vista della morale e dell'impianto morale classico dell'intenzionalità atomista, no? Il re è quello che decide la guerra e deve consultare, che okay, al di là dell'obiettivo, noi parliamo dell'oggetto dell'atto esterno e l'oggetto dell'atto interno. L'oggetto dell'atto esterno deve essere giusto, ma anche l'oggetto dell'atto interno. E oggi ovviamente non è il re che decide la guerra consultando il suo confessore. Oggi se una guerra è giusta o no è anche un compito delle strutture politiche democratiche, nel quale anche partecipa il soldato semplice. Allora, a un certo punto, da un lato la morale cattolica era capace anche di negare la legittimità a un re, ma dall'altro lato, se il re è legittimo, il soldato semplice deve obbedire, perché è trattato come un soggetto che non ha la maturità, la capacità di mettere in questione i comandi, gli ordini ricevuti, no? Assume che quelli che stanno al di sopra di lui sono più maturi di lui, e se ha un'obiezione di coscienza bisogna metterla tra parentesi e obbedire, no? Fino a un certo punto, poi nel XX secolo la Chiesa passa, ma anche il mondo passa, ad avere un concetto della coscienza molto più matura. Allora, questo concetto di coscienza si trova già nel Medioevo prima di San Tommaso d'Aquino, con il dibattito tra San Bernardo e Abelardo, no? Ma in alcuni temi, come sappiamo, anche nella Chiesa Cattolica, la coscienza rimane, e la libertà di coscienza che mette in questione anche una struttura gerarchica, questo ancora è una cosa che continuiamo a scoprire. C'è un discorso che si è fatto anche nella Chiesa Cattolica negli anni 80-90 molto duro contro l'autonomia in alcuni ambiti della morale, che non ha giovato per aiutare a riflettere su questi temi. Quindi certamente bisogna anche parlare dell'autonomia nel senso giusto di una coscienza formata, nel quale ogni persona, anche ogni soldato singolo, è responsabile moralmente delle sue azioni, non può mettersi dietro di dire che ho obbedito a un ordine. Allora, dal punto di vista legale uno può dire che il processo di Norimberga è stato giusto, non è giusto. Ovviamente si è passato dal jus positivismo al jus naturalismo, e si è aggiudicato un po', si è fatto un giudizio secondo le regole di un jus naturalismo a delle persone che sono cresciute in un mondo jus positivista, ma questo vuol dire che anche noi nella società attuale bisogna pensare che ci sono delle cose che per la loro natura sono ingiuste, inaccettabili, e quindi qualsiasi persona umana con un po' di educazione e di libertà morale, si spera che i soldati che mandiamo a formarsi come soldati abbiano questa maturità personale, abbiano questa intelligenza. E qualsiasi persona in questa situazione potrebbe giudicare da sé e poi prendere una decisione in coscienza. Sono questi tipi di persone che vogliamo che siano lì a difenderci, no? E anche a fare il lavoro che si fa in molte situazioni di intervenzione umanitaria, che molte volte è di aiutare la popolazione civile e di fare delle decisioni molto sofisticate dal punto di vista morale. Non è, sono, in alcuni casi siamo in situazione limite,
e quindi qui torna anche un tema molto importante per il Papa, per il nostro Papa, tutto il tema del discernimento, no? E vediamo un po' alcune reazioni su questo tema a proposito di Amoris Laetitia, perché parlare di discernimento non è mai facile. Ci sono molti nella Chiesa che continuano a pensare che molte persone non hanno la maturità per discernere e quindi che hanno bisogno di qualcuno che dà le ordini e che le ordini devono essere chiare e le persone semplicemente che devono obbedire. Se questo paradigma sta cambiando anche nel mondo militare, quanto più dovrebbe cambiare anche nel mondo nostro della morale. Sì, tra l'altro, vabbè, pensiero totalmente personale, trovo dei parallelismi un po' inquietanti tra il cambiamento della struttura gerarchica totalmente verticale della vita militare così come ce la descrive, che non corrisponde a tutta la vita militare, che riguarda alcuni casi dell'Occidente, non tutti neanche completamente riusciti, e il cambio con cui pensiamo la Chiesa da circa 50 anni, che sarebbe un tema abbastanza interessante, il laico come colui che deve obbedire o come colui che è soggetto di una decisione in autonomia di coscienza. Magari questa domanda la giro al professor Michalef, ma ce n'è una più cattiva per il generale, tanto io sono un obiettore di coscienza, quindi sono chiaramente antimilitarista. Lo dirà, proprio perché nella Chiesa abbiamo un problema col discernimento, come diceva, come educa il discernimento militare, proprio nel concreto? Quali sono? Cioè, deve conoscere le leggi, immagino? Certo. E poi, che altri elementi ci sono per educarlo al discernimento? Perché parlavamo prima, lei è un pilota, quindi deve prendere delle decisioni a una rapidità mostruosa. Allora, tenete conto che il mondo militare è stato il primo in assoluto, nelle collettività umana, a praticare il concetto di formazione permanente. Cioè noi abbiamo un sistema... Formazione permanente. Noi abbiamo un sistema che da quando io sono entrato nelle forze armate, io sono entrato in accademia nel 1965, è previsto che durante tutto lo svolgimento della carriera, e questo vale per tutti i gradi, in modo più o meno intenso, più o meno frequente, ci siano dei periodi di formazione, di educazione, di ripetizione dei concetti, in modo tale da tenere il personale aggiornato dal punto di vista tecnico, ovvio, questo è ovvio, ma anche da far maturare questa capacità di discernimento che poi è quella che viene, diciamo, messa alla prova nei modi che abbiamo detto. Quindi c'è tutta una struttura di educativa che, ripeto, è molto particolare, molto frequente, raffinata per gli ufficiali, un pochino di meno per i sottufficiali, ma comunque anche per i ragazzi di truppa funziona, funziona sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista occasionale. Cioè quando noi mandiamo i nostri ragazzi in Afghanistan non è che li prendiamo dalla caserma e li mettiamo sull'aeroplano per andare a Kabul. Prima devono fare un corso specifico su dove vanno, cosa vanno a fare, che tipo di personaggi incontrano, che tipo di cultura incontrano, perché il successo di una missione, io odio l'espressione missione di pace, perché è fuorviante. Ma, Perché è fuorviante? È fuorviante perché, così come fuorviante è l'espressione soldati di pace, è un'assurdità. Io preferisco un'altra espressione ugualmente breve, guardiani della pace. Io ho avuto una fortuna straordinaria in occasione di una delle nostre festività della Madonna di Loreto, abbiamo festeggiato con una messa in San Pietro e l'ordinario militare che celebrava la messa a un certo punto ha detto vieni qui, di qualche cosa anche tu. Quindi ho avuto l'avventura di arringare le folle dall'altare del Bernini e in quell'occasione dissi proprio questo: non parliamo di soldati di pace, parliamo di guardiani della pace. Ora, per essere guardiani della pace dobbiamo avere una piena consapevolezza dell'ambiente in cui andiamo e questo lo dobbiamo instillare in ogni singolo soldato che mandiamo là, perché si possono fare degli errori anche in buona fede.
un esempio tipico mi venne raccontato di una pattuglia di militari americani che quando si combatteva la produzione del papavero e quindi dell'oppio in Afghanistan, cercavano appunto di individuare i depositi e entrarono in un villaggio amico, quindi non era un villaggio talebano, in un villaggio amico, e cominciarono a fare le loro ricerche utilizzando dei cani. Peccato che in quell'ambiente culturale il cane è un animale impuro. Per cui i soldati americani sono entrati in questo villaggio amico e sono usciti da un villaggio talebano. Ora, sono banalità se vogliamo, però fanno sì che rendano necessaria una conoscenza diretta dell'ambiente in cui si opera, cosa che noi appunto attuiamo con dei corsi preliminari. Cioè, noi mandiamo quel reparto in Afghanistan e questo reparto deve assorbirsi tutta una serie, per un par di settimane, tutta una serie di indicazioni su quello che si può fare, su quello che non si deve fare e su come comportarsi, ovviamente. E l'evidenza della validità di questo approccio è data dal fatto che nell'arco di tutte le missioni in cui siamo stati impiegati negli ultimi decenni, fatti abnormi, fatti che noi giudichiamo non corretti, se si sono verificati, si possono contare sulle dita di una mano. Cosa che non avviene per altri paesi. Perché? Perché la qualità culturale del loro personale è diversa. Non è un segreto per nessuno che per l'esercito americano si è molto meno schizzinosi per la selezione del personale. Ci sono dei reparti dell'esercito degli Stati Uniti dove è meglio parlare lo spagnolo piuttosto che parlare l'inglese, perché così i soldati capiscono meglio. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo questa fortuna che deriva appunto, come dicevo, dalla situazione economica che in qualche modo... Perché poi vedete, questo è un po' marginale, questi ragazzi vengono a fare il militare perché cercano uno stipendio. Non avete idea di come si trasformano dopo 6 mesi? Cioè, nella stragrande maggioranza, questi ragazzi che sono entrati senza la minima vocazione a fare il militare, vengono presi dal sistema, si sentono parte integrante di un gruppo, di un'entità che ha degli scopi, che ha una tradizione, che ha una sua dignità, questa forma se la portano dietro. Come? Questo dipende dai comandanti, che devono evitare che questo traligni in una... esatto, no, ma infatti questo è compito della gerarchia, fare in modo che questi comportamenti positivi non si tramutino nella loro faccia negativa. E, ripeto, nella generalità dei casi funziona. Poi se vogliamo affrontare il tema della leva obbligatoria dell'esercito di leva, dell'esercito professionale, credo che avremo bisogno di qualche altro, però si può fare lo stesso. Però lasciamo un attimo che il professor Micallef è in debito di una risposta. Sì, certamente sul tema del discernimento oggi sì, è un tema ampio, ma formarsi, cioè nel senso di informarsi, è molto importante. Capire ciò che abbiamo di fronte è essenziale. Questo è un primo livello. Poi una formazione deontologica, di avere una deontologia professionale, questo è un secondo livello molto importante. Conoscere le regole, conoscere come comportarsi bene ed essere anche addestrati a un certo ethos nel fare il proprio lavoro. Però al di là di questo ci sono due altre riflessioni che vengono inserite nel dibattito. Uno è il tema delle virtù, che si è riscoperto un po' in questi ultimi anni,
cioè come creare delle persone virtuose, non semplicemente quelli che sanno le regole e osservano le regole, ma che hanno la capacità di agire nel miglior modo, nel modo eccellente, dovunque si trovano, specialmente in situazioni dove non c'è una regola chiara. Allora, tutto il tema delle virtù nella morale, ovviamente c'è tutta la morale aristotelica tomista che ha sviluppato questo, ma cosa vuol dire essere una persona, cioè anche come si vive in una caserma, come si condividono le cose, come si vive l'autorità, c'è tutta la questione dell'autorevolezza, piuttosto che delle strutture del potere che possono essere perverse, no? In alcune situazioni, no? Come si vive anche la frugalità in alcune situazioni, se noi sappiamo, ok, cioè non conosco molto bene come si vive nelle missioni estere l'esercito italiano, però cioè, l'esercito americano che ricrea nel Kosovo, nell'Afghanistan, la vita identica a quello che hanno questi giovani negli Stati Uniti, con lo stesso tipo di cibo, lo stesso tipo di disposizione delle docce, eccetera, eccetera, dei costi esorbitanti, no? Ma poi queste persone, si può dare dei corsi sulla cultura afghana o kosovara, ma poi se non sono disposti ad andare fuori e a vivere con la gente, lo stile di vita che ha la gente del luogo, difficilmente saranno credibili come persone che sono intermediari tra le forze che stanno combattendo. Difficilmente possono avere autorevolezza nel risolvere questi conflitti. E altre cose, no? Come nel tema delle virtù. Finalmente il tema delle virtù è collegato anche al tema dell'immaginazione e del racconto. Quindi qual è il racconto, quali sono i racconti che ci raccontiamo? Perché formare l'immaginazione di quello che deve agire, la capacità di immaginare anche delle situazioni e di immaginare se stesso in situazioni diverse, straordinarie, anche un modo di formare questa creatività che sia una creatività morale eccellente, no? Di una persona che sa discernere in quella situazione non soltanto quale sarebbe la cosa legale o illegale da fare, o se c'è una legge o no che copre questo caso, ma come si può comportarsi in modo migliore possibile, specialmente nelle situazioni limite. E quindi c'è tutto anche una formazione dell'immaginario che uno ha, la letteratura, la cultura generale è molto utile, no? in questo senso, no? E penso che ci aiuta a raffinare anche il nostro cuore, il nostro naso nel fare la phronesis, no? Nel senso aristotelico, questa prudenza del navigatore che deve navigare in acque sconosciute nella nebbia. Un'ultima questione, poi lascerei la parola all'Assemblea. In realtà riprendiamo qualcosa che è stato attraversato più volte nelle risposte, cioè finiamo una explicatio terminorum. Abbiamo provato a dire un po' di più cosa vuol dire militare, un po' di più cosa vuol dire guerra, giusta, non piace a nessuno dei due, mi pare di capire. Che cosa mettereste al posto di giusta? Perché legittimo lo usate, ma se ho capito bene non soddisfa completamente nemmeno legittimo, perché una morale virtuosa non si accontenta della legittimità. Certo. Che parola potremmo usare per dire non è guerra? Cosa possiamo dire? No, ripeto, torno all'inizio, la possibilità dell'uso della forza per conseguire uno scopo politico legittimo. Questa è la guerra. E lo è anche nelle sue accezioni più tradizionali. Qual è lo scopo della guerra difensiva, che è quella che è stata sempre considerata una guerra giusta? È proprio quello di conseguire uno scopo, quello di difendere la propria società
utilizzando dei mezzi legittimi per rispondere a quelle che sono le istanze del mondo politico che a sua volta è l'espressione della comunità nazionale. Quindi io sarei molto prudente nel volere definire dei termini molto precisi, molto stringati. Il mondo è molto più complesso di due parole messe insieme. Due parole messe insieme possono voler dire tutto il contrario di tutto. Dobbiamo analizzare caso per caso e in questo modo io credo che rispetteremo appieno il dettato anche della nostra Costituzione, il famoso articolo 11, che tutti quanti, di cui tutti quanti leggono le prime quattro righe e si dimenticano le altre, senza considerare che non c'è neanche un punto. Perché la lettura integrale dell'articolo 11 della nostra Costituzione ci dice che cosa è giusto fare, che cosa i nostri padri costituenti ritenevano giusto fare, che cosa non volevano che venisse fatto. L'impiego da parte della comunità internazionale del giusto livello di forza per raddrizzare situazioni ingiuste, queste sì, queste le situazioni erano sono ingiuste, questo si può fare. Era un ideale che abbiamo fin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Forse voi ricorderete il bellissimo discorso che fece Churchill, aveva già dovuto lasciare il governo della Gran Bretagna, The Sinews of Peace, in cui lui prefigurava le Nazioni Unite come la polizia del mondo, proprio per venire incontro a quello di cui abbiamo parlato, cioè la possibilità di evitare le sopraffazioni. Poi cadde la cortina di ferro e buonanotte al secchio, insomma. E difficilmente si può trovare un'altra parola. In un certo senso c'è un gioco di parole nella terminologia classica, no? Giusto vuol dire da un lato tollerabile, la guerra è un male, la violenza è un male, ma si può tollerare in alcuni casi la violenza perché ci sono dei valori importanti da proteggere. Rimane sempre sul livello fisico perlomeno un male, dal punto di vista morale c'è un male morale perlomeno da parte di chi è l'aggressore, adesso poi quello determinarlo è sempre più complesso, e alla fine la tradizione dice che perlomeno una delle parti, se non le due fino a un certo punto, sono una situazione di peccato. Però che una persona, che una parte si difende, in alcuni casi usando la violenza, può essere accettabile in vista di valori più importanti anche della vita umana, forse la vita umana delle persone inermi, forse il voler forzare un paese a una pace che sia una guerra continua, no? Un'oppressione continua. Quindi la tradizione da un lato usa la parola giusta nel senso di tollerabile, di giustificabile, ma non di razionalizzabile dal punto di vista psicologico, una razionalizzazione a posteriori. Dall'altro lato c'è anche quest'idea di un giusto nel senso che noi abbiamo una responsabilità di proteggere le persone che sono inermi. No? E quindi la tradizione, okay, che viene da Sant'Agostino e poi passando per San Tommaso, per Vittoria, per Suarez, per altri, non si basa sull'idea che è più moderna dell'autodifesa. Cioè, la tradizione cattolica, poi nei documenti adesso più recenti, si parla del diritto di autodifendersi di una persona o di un paese. Per questa idea del diritto personale di autodifendersi è piuttosto un'idea moderna, cioè l'idea non abbiamo il diritto di difendersi, cioè nella tradizione classica abbiamo il dovere, che nella teologia classica si parla piuttosto di doveri che di diritti, abbiamo il dovere di proteggere
le persone che non possono difendersi. Questa è la giustificazione che permette l'uso della violenza in alcuni casi, e poi bisogna ridurla al minimo, perché è una cosa che tolleriamo, no? In questo senso giustifichiamo, se non riusciamo a giustificare l'uso di questa violenza, allora siamo noi nel male morale, anche se la causa può essere giusta, anche il modo di usare la violenza deve essere limitato. Quindi certo è più auspicevole parlare di pace giusta oggi, anche se c'è tutto anche sul tema della violenza, sulla parola guerra c'è tutto un dibattito, perché alcuni dicono lessicalmente che non si può più usare la parola guerra, sono dei conflitti. La guerra, perlomeno nella nostra testa, è quella napoleonica, eccetera eccetera, quindi per non avere confusioni non bisogna più usare questa parola e parlare dei conflitti odierni. Altri hanno detto no, cioè la parola guerra significa tutta una serie, cioè una parola polisemica che dall'inizio della storia umana fino ad oggi ha avuto tante evoluzioni. Questa è una nuova, un nuovo modo di fare la guerra. Certamente alcune delle riflessioni etiche si sono fatte sulla guerra nello stile napoleonico, moderno, industriale, oggi non si possono fare più, perché la guerra del quale parliamo noi è una cosa abbastanza diversa. Quindi anche lì c'è un dibattito su se possiamo sostituire anche la parola guerra e se lo dobbiamo fare o no, non soltanto sostituire o no la parola giusta, no? Grazie, ringrazio già anticipatamente i nostri ospiti. A questo punto, se ci sono domande dall'assemblea, già ci sono stati due interventi spontanei molto graditi, se ci sono altre domande, lui o lui? Sono generale dell'aeronautica, quindi collega di corso del generale Camporini, ma subordinato, per cui il mio intervento non vuole essere diciamo offensivo nei tuoi riguardi, nel senso mi permetto di dire il mio pensiero. E in particolare voglio agganciarmi all'ultimo quesito che vi siete fatti circa l'uso del termine di pace giusta, no? Io sono stato illuminato da una frase che disse Giovanni Paolo II nel corso di una sua visita in una parrocchia romana, quindi non si troverà sicuramente nella sua opera omnia, perché è una frase detta al volo così, no? E lui disse: pace sì, ma non pace ad ogni costo. E credo che questo concetto, che all'epoca mi illuminò, mi tranquillizzò anche la coscienza, no? Mi consentì di andare un po' al di là anche di quello che diceva la Gaudium et Spes, perché ci siamo posti dei problemi di natura morale, no? Io credo anzi che abbiamo fatto dei grossi progressi, perché le prime missioni che abbiamo fatto all'estero, anche noi andavamo un po' a tentoni, no? La prima missione del Golfo li abbiamo mandati un po' così in fretta e furia, no? Dopo una decisione presa, come ricorderete, tardivamente dal nostro governo, dal punto che ci obbligarono ad andare a rischiarsi ad Al-Dhafar, lontano dal posto del teatro di operazioni, con tutto ciò che ne conseguì, no? All'epoca io ricordo io ho fatto il comandante di corso in accademia, il mio corso fu quello che fu impiegato totalmente nella guerra del Golfo. Io quando educavo questi ragazzi in accademia, eravamo in piena guerra fredda, quindi non immaginavo mai che sarebbero stati i primi ad andare a combattere realmente dopo 50 anni, no? Quindi non sapevo neanche come formarmi in questo senso qui, no? Ricordo che uno di loro, tornato da questa missione, mi disse che è arrivato il momento opportuno, si fece un sacco di dubbi su quello che stava facendo e si fece un segno di croce e sganciò. Da allora in poi le cose sono cambiate moltissimo, perché li prepariamo, c'è veramente che è cambiato molto anche la mentalità della gente. La gente è conscia che adesso va a fare una missione di civiltà. Ricordo che quando ero al centro di studi di difesa, un cardinale, ministro degli esteri della Chiesa, in questo momento mi sfugge il nome, negli anni 80, famoso, aiutatemi,
Silvestrini, bravissimo, il quale Silvestrini venne a parlare e disse: ricordatevi, voi andate a operare, si era all'epoca che iniziavano i problemi della Jugoslavia, andate a operare in un posto dove la gente ormai è tale l'odio reciproco che si riconoscono solo dal colore degli occhi, se non hai gli occhi uguali è nemico, e quindi dovete essere dei portatori di civiltà, e questo si è verificato. Non per niente siamo ricercati in queste operazioni, i nostri carabinieri particolari per la parte post bellica, per riportare un po' di ordine, proprio perché rappresentiamo questo, no? E poi volevo dire un'altra cosa, se mi consentite, scusate la lunghezza, ma ho preso qualche nota mentre parlavo. La gente fa un gran parlare delle missioni sotto mandato ONU. Questi mandati sono di una genericità spaventosa. Nella guerra di Libia si diceva che si doveva difendere la popolazione civile. Allora il Gheddafi, quello famoso calciatore che comandava una brigata di carri, di giorno scorazzava e faceva i suoi morti, quindi uno doveva beccare, mandargli una bomba in testa in quel momento lì. Alla sera si ritirava nei suoi preservamenti, non stava facendo alcun male, non si poteva bombardare. Siamo alla follia, no? Quindi, allora, è tanto vero che poi un nostro ufficiale generale dell'aeronautica era il responsabile del tasking delle varie missioni, non per niente alla fine della guerra è stato messo sotto inchiesta dal tribunale dell'AIA, non so se ha finito di difendersi per 4 missioni, credo, io l'avevo lasciato che 3 deve aver vinto la causa, insomma. Ma per dire, c'è un giudizio anche a posteriori sull'eticità di quello che viene fatto. Io la ringrazio, sentirei anche le altre domande, facciamo il giro di chi si è prenotato e poi c'è il signore sotto, poi il signore là sopra, la signora e la signora. Alcune parole che dico sono considerazioni mie, vorrei sapere pure la vostra opinione, poi c'è in mezzo qualche domanda. E riguardo a quel generale americano che dice se Trump mi dà l'ordine io non lo eseguo, evidentemente è una frase che per ora ci può piacere, però è pericoloso che la gestione di una cosa così grave debba ricascare in mano a chi ha in mano le armi. E lei ha accennato alla formazione della coscienza dei militari, una cosa bellissima, non ha detto niente, evidentemente non l'ha fatto per colpa, probabilmente i cappellani militari in questa formazione può darsi che sono o assenti o debolucci. E qualche mese fa, l'ha accennato all'inizio qualcuno di voi, si è parlato del patronato sull'esercito italiano da parte di Giovanni XXIII. Io mi chiedo, qualcuno potrebbe auspicare in India che Gandhi diventi protettore, evidentemente non si tratta di patronato come tra i cattolici, protettore dell'esercito indiano, è un assurdo in termini, diciamo, anche se ha fatto il cappellano militare o altre cose simili. E poi il cardinal Bassetti e il presidente della Pax Christi hanno dichiarato in maniera un po' pilatesca che non ne sapevano niente, quanto queste cose si preparano da anni e anni. E l'espressione del titolo di questo forum, Dio degli eserciti o Dio della pace, quando c'è di mezzo Dio evidentemente è pericoloso. E poi tutta la spiegazione, cioè tutto l'affare dell'esercito. Chiedo scusa, se rispondiamo a tutte queste domande dobbiamo fare un altro forum, quindi se può, se può sintetizzare l'ultima. Forse non c'è da discuterne troppo, probabilmente c'è da distinguere e da lasciar parlare gli eserciti ai militari e dalla parte della Chiesa parlare un po' più di Vangelo e magari dire un po' di più e porge l'altra guancia, oppure seguire l'esempio di Fra Cristoforo, io vorrei che non ci fossero né bastonati né bastonatori. C'era il signore là sopra e poi la signora e poi... Chiedo scusa a chi vuole intervenire, se può proprio stringere all'osso la domanda, adesso faremo un altro. Sì, ok, c'è un altro ancora, okay. Buonasera. Molto rapidamente, al di là del fatto che noi abbiamo, credo, io non sono tanto esperto, ma il primo teologo nel Vangelo
è il centurione che riconosce Gesù Cristo realmente figlio di Dio, e poi più avanti negli Atti abbiamo Pietro che si stupisce di battezzare tutta la casa di un altro militare. Però abbiamo fatto tutto un dibattito sul uso della violenza per i cristiani davanti a un re che questa violenza non l'ha usata per niente e anzi ha fatto riporre la spada nel fodero quando lo stavano prendendo. Allora la domanda è questa: dove troviamo il fondamento di quello che abbiamo detto questa sera nel Vangelo? Grazie. C'è la signora di fianco, la signora qui davanti. E molto prego. Sì, io sono convinto di quello che si diceva circa la doverosità e quindi il buon grado con cui si cerca di sviluppare il discernimento nelle forze armate. Però è anche vero che mi sono reso conto che tutto è estremamente procedimentalizzato. Allora mi chiedo, non c'è forse il rischio di anestetizzare la coscienza? Si riesce in un ambiente del genere a svilupparlo il discernimento? Qual è lo spazio del discernimento? Io per una riforma costituzionale mi sono trovato dal 31 dicembre 2016 al 1 gennaio 2017 da funzionario dello Stato a ufficiale superiore di una forza armata. E senza voler fare alcun giudizio mi sono reso conto della radicale differenza che c'è tra il modo di ragionare di un civile e quello di un militare. Ecco, la domanda è questa. Grazie. La signora qui e poi loro due e la signora là in fondo e poi basta, direi, perché altrimenti ci facciamo un altro forum, anche perché mi sembra che l'argomento susciti dibattito effettivamente. Ma io semplicemente volevo dire, quale guerra mai ha portato a una pace giusta? Storicamente. Io mi ricordo magari Federico II di Svevia che andò dal sultano e senza usare nessun'arma realizzò forse la miglior crociata che si poteva realizzare in quel periodo. Signora? Sì, allora la parola formazione è complessa, è grossa. A cosa vi ispirate? Cioè formate l'uomo militare. Questa formazione, quali sono le fonti a cui vi ispirate? Grazie. Ecco, poi un'altra piccola domanda è la donna nelle forze armate ha portato novità, ha portato ricchezza. Lei che cosa ha rilevato di bello, di grande nella donna, nelle forze armate? Grazie. Ultima e poi diamo la parola. E, come dire, sembra che l'argomento... Buonasera. Avete parlato di dovere di intervento legittimo nella difesa del debole. Un pacifismo estremo non prevede assolutamente l'uso della forza in nessun caso. È dunque peccaminoso? Direi che, chiedo scusa, se poi resta tempo alla fine, volentieri, ma penso che abbiano materiale sufficiente per parlare altre due ore, quindi saranno bravissimi a starci in 10 minuti a testa e li ringrazieremo 3 volte a questo punto, perché chi di voi vuole cominciare, scegliendo gli argomenti che preferisce? Ma io molto rapidamente posso dare qualche risposta. Sulla questione della scelta di Giovanni XXIII come patrono non ho assolutamente nulla da dire, non lo sapevo, l'ho appreso dai giornali, posso pure avere qualche perplessità a livello personale, ma non posso dire assolutamente nulla. Quando Cristoforo dice né bastonati né bastonatori, il problema è che quando ci troviamo di fronte ai bastonatori che facciamo? Questo è il quesito fondamentale. Cioè diciamo che tutto il dibattito di stasera è che facciamo con i bastonatori? Dove nel Vangelo? Ma è chiaro che il Vangelo è un Vangelo di tolleranza, di pace, di comprensione, di perdono, di porgere l'altra guancia. Sì, ma io porgo la mia guancia, non quella del mio vicino.
che non si può difendere. E nel Vangelo ricordo che Gesù non fu molto tenero con i mercanti del Tempio, e anche quella fu una forma di uso della forza, legittima perché c'era qualche cosa da raddrizzare. Quale guerra ha portato a una pace giusta? Purtroppo non ci sono moltissimi esempi. Io direi che la Seconda Guerra Mondiale fu una guerra che comunque ha portato a evitare il male peggiore. E qui bisogna distinguere, cioè il bene assoluto non si raggiungerà mai, bisogna vedere fra tutti i mali quello che è il male minore e puntare su quello. Le fonti della formazione, noi ovviamente siamo un'organizzazione laica, quindi non possiamo avere delle fonti che siano in qualche modo riconducibili a un aspetto confessionale, ma è chiaro che ci sono da un lato gli aspetti di carattere puramente giuridico, quindi il rispetto delle leggi, delle norme, dei regolamenti, e poi ci sono tutti quei valori che sono tipici devono essere tipici delle forze armate, ovviamente ci sono purtroppo le eccezioni, ma quello della lealtà, del rispetto reciproco, della solidarietà all'interno del reparto, che sono cose che vengono travasate, fanno parte un po' anche della tradizione dei reparti, insomma, quando si dice non si lascia mai indietro nessuno, c'è una situazione di un'imboscata, qualcuno viene ferito, non si scappa lasciando i propri colleghi. Questo fa parte di questa formazione etica, per cui diciamo che è con questi strumenti che vengono educati. Le donne nelle forze armate hanno portato qualche beneficio, io ero molto scettico, devo dire che parlo dal punto di vista puramente funzionale, se in Afghanistan non avessimo avuto un po' di ragazze, noi non avremmo avuto la possibilità di avere contatti con l'altra metà del cielo. E quindi il rapporto con il mondo femminile in Afghanistan è stato possibile soltanto grazie al fatto che avevamo delle ragazze nelle nostre truppe, e con degli ottimi risultati, vi devo dire. Sul pacifismo estremo, io purtroppo non lo posso condividere, perché a questo punto cadremmo davvero nella situazione descritta da Luttwak quando scrisse riguardo alla ex Jugoslavia, dove non si sapeva dove fosse il bandolo della matassa, l'articolo titolato Give War a Chance, della serie freghiamocene, lasciamo che la guerra succeda, torniamo fra 10 anni e vediamo come ci sono riorganizzati. Io credo che il pacifismo estremo in qualche modo sposi questa tesi, e io personalmente non la posso accettare come uomo, come cristiano. Basta. Ok, dico un paio di parole anch'io. Ok, parlo un po' della parte più teologica, no, delle domande, quindi Dio degli eserciti, certamente da un certo lato dobbiamo anche parlare della violenza oggi, nei termini anche, e porci anche la domanda sull'uso della religione nel difendere la violenza, no? Gli studi di autori come Jürgen Smaer, no, che dice alcuni usano la violenza, la proiettano nella mente di Dio, no? Una mentalità di crociati, una visione che si trova anche in alcuni elementi, in alcune chiese cristiane, ma anche in tutte le religioni. Okay, siamo più coscienti del mondo musulmano, che perché viene l'estremista musulmano, fondamentalista, viene a fare la violenza da noi, dove è visibile e chiaro nell'Occidente, però per le persone che vivono in alcune parti del mondo l'associazione tra religione e violenza, la violenza che è proiettata nella mente di Dio, è una realtà quotidiana. Troviamo questo anche nel buddismo, vediamo la Sri Lanka e il Myanmar adesso, no? Che la religione che si stima la più pacifica, no? tra le religioni. Quindi
certamente la religione deve mettersi a riflettere su queste cose, perché ci sono anche delle persone che usano dai margini delle religioni, fanno anche delle difese della violenza. Noi dobbiamo parlare di pace, certamente, è nostro compito, però il compito del moralista non è di dire ok, noi siamo a favore della pace e mettere il punto lì. La morale va molto oltre quello che si può estrarre dal Vangelo, dobbiamo entrare nei casi, nei dettagli della realtà. Il Vangelo non ci dà le risposte a tutti i problemi morali del nostro mondo, non è un manuale di morale. Il Vangelo e la Bibbia ci aiuta a conoscere un Dio, e nella relazione con questo Dio che costruiamo conoscendo la Bibbia, poi possiamo anche dare forma alla nostra vita e rispondere alle domande morali che abbiamo noi nel nostro contesto. Quindi la morale deve dire qualcosa in più. Si può criticare tanto la tradizione della guerra giusta, e certamente è stata usata male, è stata abusata, ma se fossimo rimasti alle tesi della prima chiesa cristiana, chi avrebbe sviluppato tutta una serie di riflessioni sulla guerra che poi hanno dato luogo a delle convenzioni internazionali che hanno certamente civilizzato l'uso brutale della forza. Cioè, ok, possiamo criticare Agostino che a un certo punto comincia a parlare dei criteri per fare la guerra, però se non ci sono dei criteri, vediamo un po' adesso quello che sta succedendo nel Yemen, no? Con l'Arabia Saudita che manda della gente che fanno delle atrocità. E va bene, gli vendono noi vendiamo le armi e poi risolvono loro i loro problemi, no? A un certo punto poi per alcune cose ci sono dei tribunali internazionali, per alcune cose chiudiamo anche gli occhi, ma anche la Chiesa deve essere una forza critica e capire. Cioè queste leggi della guerra, noi dobbiamo avere l'occhio attento per perlomeno dire qua bisogna osservare queste leggi, qua si stanno facendo le atrocità. L'altro lato delle guerre odierne è tutto questo gioco che si fa, cioè esistono ancora i complessi industriali militari che fomentano, dietro. Quando si dichiara la guerra al terrore, no? Da un lato c'è Bush che è molto in posizione molto, molto delicata politicamente, che riesce ad adunare attorno, diciamo, che facendo la guerra riesce ad aumentare la sua popolarità, quindi a un certo punto è interessante anche per un esercito occidentale mantenersi in guerra, perché così i nostri governatori civili riescano ad aumentare la loro popolarità e far fare delle cose che non piacciono alla gente, ma di mantenersi i voti, no? A un certo punto ci sono anche il voto evangelico negli Stati Uniti che ha sostenuto molto Bush, e ci sono anche delle chiese che sono molto a favore di un certo uso del militare, quasi per andare a fare la crociata per la libertà e per la democrazia nel mondo. Quindi di essere presenti in questo dibattito in modo critico e di avere una voce critica, questo è importante. Ma ok, e quindi bisogna dire qualcosa di più. Dall'altro lato bisogna anche entrare nelle complessità, cioè non possiamo entrare in questo dibattito condannando tutto, no? Condannando qualsiasi uso della forza. Ok, nel Vangelo, cioè il Vangelo poi lì si può parlare tanto, ma non c'è ovviamente un'etica per costruire uno Stato, per costruire le relazioni internazionali. Si vede molte cose in contesto di un'etica dell'interim, no? Aspettando la parusia di un gruppo marginale. E certamente
L'esempio di Gesù ci spinge a pensare in modo creativo come possiamo risolvere alcuni conflitti che abbiamo nel nostro mondo senza usare la violenza. E questa responsabilità, questa creatività lo dobbiamo continuare a cercare in tutte le circostanze. Ma ci sono poi delle chiese protestanti che non vogliono pensare il caso limite, dicendo il caso limite lasciamo a chi deve viverlo di deciderlo, ma questo qualche volta fa il salto dal pacifismo estremo a un realismo cristiano che a un certo punto dice se noi siamo nel giusto lasciamo decidere quelli che sono in una situazione limite senza dargli nessun criterio. Qualche volta le persone sono passate da un pacifismo estremo ad accettare quasi tutto, no? Perché a un certo punto se sono in una situazione limite e non c'è una riflessione ecclesiale sul tema di come fare le cose in contesto di guerra, la gente rimane senza criteri. Allora, il pacifismo estremo è peccaminoso, questo sì, cioè io non penso che lo sia, però perché il pacifismo estremo molte volte si dà in un contesto di chiese piccole. Cioè, molte chiese protestanti, anche se pongono come ideale il non usare mai la violenza, riconoscono che nelle situazioni limite c'è qualcun altro che è fuori da quella chiesa piccola che, al quale è consentito usare la violenza. Quindi noi abbiamo, cioè io sono religioso, abbiamo un po' una struttura nella chiesa nella quale alcuni non scelgono di vivere in modo non violento, in modo assoluto, no? E questo è importante averlo. Allora, certamente alcuni cristiani che vogliono applicare la visione di dire io sono... Okay. Nessuno deve usare la violenza, quindi se c'è una persona inerme che viene attaccata, se c'è un massacro come quello del Ruanda, nessuno dovrebbe intervenire. Lasciamo che le cose si risolvano da sole. Ok, per me fa un po' problema questa, però posso capire una lettura escatologica che dire che il regno di Dio non è soltanto una cosa che viene dopo, la storia, il regno di Dio già è così e Dio sta agendo già nelle situazioni. Ok, non è il mio modo di leggere la realtà, io sono piuttosto del parere che in alcuni casi bisogna anche intervenire, ma posso capire anche quelli che ci dicono voi non siete i salvatori del mondo, c'è solo uno salvatore del mondo e quindi se nessuno interviene, ok, c'è sempre l'azione di Dio in questo mondo che è lì. Questa è una voce da non completamente scartare, perché fa parte anche della nostra tradizione. Non è nel cattolicesimo la voce principale, ma è una voce da mantenere come in una dialettica critica con la tradizione della guerra giusta, che rimane forse quella principale nella storia, ma anche questa dialettica dovrebbe rifarsi a proposito delle nuove situazioni di guerra che abbiamo oggi. Grazie veramente a tutti, grazie in primo luogo al professor Micallef e al generale Camporini e rinnovo l'invito che già aveva presentato il padre Barlone per il prossimo incontro il 19 di dicembre su temi padri e figli? Padri e figli, avete comunque la brochure all'ingresso. Grazie davvero a tutti e buona serata e buon ritorno.